Il maestro Nicola Pellegrino, prima dell'esibizione, ci ha detto personalmente che fu proprio quel concorso a dare visibilità alla banda e a farla conoscere poi in tutta Italia. Prima di dare inizio al concerto, però, ci sembra doveroso fornirvi alcune informazioni. La grande banda del Cilento nasce nel 2011 con il contributo dell'allora amministrazione comunale di Agripoli, con lo scopo di valorizzare le eccellenze musicali presenti sul territorio. Per riuscire nell'intento hanno dato il loro contributo tanti musicisti di un certo spessore, che nel corso degli anni hanno concorso al percorso di crescita della banda. Sono stati 10 anni di concerti, di musica, di emozioni, sicuramente 10 anni di grandi successi. La grande banda nel Cilento, nata in realtà quasi in sordina, ha raggiunto traguardi importanti e oramai rappresenta un'eccellenza nel campo bandistico nazionale. Tanti traguardi significativi, entusiasmanti, che è stato possibile raggiungere grazie a tutti i musicisti appartenenti al complesso musicale e a tutti i componenti che in quest'anno si sono succeduti. La banda è interamente composta da giovani cilentani, affiancati da musicisti professionisti che, grazie all'ambiente positivo e stimolante in cui si sono ritrovati, hanno proseguito gli studi accademici. La banda è diretta oramai fin dalla sua formazione dal maestro Nicola Pellegrino. La stagione artistica del 2016, come abbiamo menzionato, è stato l'anno della consacrazione al grande pubblico, vincendo il premio come miglior banda al concorso nazionale per bande musicali Antonio Di Iorio, Città di Atessa. Ma inoltre c'è stato anche il premio come miglior maestro al direttore Nicola Pellegrino, con la seguente motivazione: musicista di indiscusso valore, con grande spirito di sacrificio e di abnegazione, dedica alla banda musicale tutto l'entusiasmo, animato sempre più da sentimenti non comuni di musicisti e interpreti. Ci sembra doveroso fare un applauso agli ospiti che ci ritroviamo stasera. Entriamo adesso però nel vivo della musica. Stasera, dopo la marcia suonata lungo il corso, la banda si è esibita in una sinfonia Boris di Godunov. Adesso ascolteremo una selezione di brani dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Qualche informazione riguardo la trama: la vicenda si articola intorno a Leonora, una dama di compagnia della principessa d'Aragona, la quale è innamorata di Manrico, appunto un trovatore, che pure la ama. Però, scusate, il conte di Luna, anche lui, è innamorato di Leonora e lei lo respinge. Quindi la trama verte intorno al conflitto tra questi due uomini. Solo alla fine, quando Manrico verrà fatto decapitare dal conte e Leonora si sarà suicidata, il conte scoprirà che erano fratelli. Immergiamoci dunque in questa drammatica storia d'amore attraverso le note della grande banda del Cilento. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Italia, in Italia se resta, del municipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga la Chioma, che siamo di Roma e io la creò. Si giancia ancora e siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia di amore. Si giancia ancora e siamo pronti alla morte, siamo pronti. Good.